Tu ami qualcuno? Sì, e questo ti basta ad essere felice. Anche se non hai una casa grande, anche se non hai una macchina l'ultimo modello, anche se fai fatica ad arrivare alla fine del mese, se tu ami qualcuno, seriamente, hai tutto quello che ti serve per essere felice. Maria sceglie l'umiltà, la povertà, il nascondimento e l'ultimo posto e ci dimostra come Dio. Dio non fa rumore, il demonio fa rumore, lo spirito no. Il dolore attira l'attenzione, la grazia di Dio agisce silenziosamente nella nostra vita. Se uno prende un martello e se lo dà sulla mano, immediatamente sente il dolore, non è che ha bisogno che qualcuno glielo spieghi, no? Ma ad esempio accorgerci che la vita è un dono non è come un martello su una mano, devi pensarci, perché non è immediata come cosa, è silenziosa. I doni di Dio non fanno rumore, ma se tu passi il tempo a lamentarti, a pretendere, a pensare di essere sempre in una situazione in cui ti mancano le cose, in cui sei arrabbiato, arrabbiata, preoccupata, ansioso, tu non puoi accorgerti del bene che c'è dentro la tua vita, perché tu pensi che sarai felice solo quando avrai quelle cose, sarai felice quando avrai quelle condizioni. I felici sono quelli che capiscono che l'essenziale non è nelle cose che ci offre questo mondo. Dice il Salmo che il ricco, quando muore, con sé non porta nulla. Questa storia noi non l'abbiamo ancora capita.